l'Italia è il regno delle eccellenze gastronomiche. Noi veniamo da una famiglia di panettieri. Con me e mio fratello siamo la quarta generazione. L'impegno aziendale è sempre stato quello di consolidare continuamente quello che avevamo. Mi crea grande emozione, insomma, fare un gesto che faccio da quando ho 15 anni, tutti i giorni. Il prodotto è sempre il frutto della persona che lo fa. I prodotti rispecchiano in pieno la persona che lo fa. Quello che veramente ci viene bene è di riuscire a proporre delle degustazioni abbinate di grandi vini, e grandi formaggi e grandi prodotti della gastronomia italiana attraverso il wine food testing. Ho iniziato costruendo le cantine di questo locale e da lì ho cominciato a fare questi wine and food tasting, anche presumendo che Roscioli fosse un posto unico dal punto di vista dell'abbinamento. Io quando presento il mio della degustazione è un percorso culturale, soprattutto con gli stranieri mi diverto a dire che l'Italia è un paradiso dell'abbinamento cibo e vino, perché il vino e il cibo in Italia hanno viaggiato insieme. Questo non è un paese, è un collage di tanti paesi. Ogni singola cultura regionale di villaggio ha un suo modo di fare vino, un suo modo di parlare, un suo modo di vestirsi. Noi rischiamo di essere veramente il tesoro da difendere.